tranne la prestazione di Parma, mi sembra che comunque tutte le altre partite siano state giocate anche in maniera molto, molto positiva. Poi in questo momento, diciamo, è un po' nocivo il fatto che i risultati, anche gli episodi, sono sfavorevoli alla squadra in questo momento, e magari ecco il perché poi in 10 partite ci sono riusciti a raccogliere solo 7 punti. Vincenzo, ci sono anche un po' le componenti esterne che influenzano sicuramente la squadra, dal Moneygate alla trattativa societaria, alle dimissioni di Massimiliano Taccone, ma un calciatore non deve trovare alibi e si deve concentrare solo sul proprio lavoro. Ma io parlo, questa magari è una domanda dove io esprimo il mio parere personale, perché poi magari ognuno il calcio lo vede a modo suo. Io in questo momento, se facessi parte della squadra avellinese, cercherei innanzitutto a livello di spogliatoio di tenere al di fuori tutte queste chiacchiere, tutte queste telenovele. Novellino parla sempre di cazzimma, un termine assolutamente intraducibile. Una squadra o ce l'ha o non ce l'ha, però è anche vero che nei momenti di difficoltà deve venire fuori la personalità. Sì, io capisco quello che vuole dire il mister Novellino, e voglio ribadire un attimino questo concetto. La cazzimma è una cosa che non si acquisisce dalla sera al mattino. Con la cazzimma ci si nasce. Però è anche vero che una squadra che poi cerca nei momenti difficili di avere personalità, con un pubblico ostile in questo momento come quello dell'Avellino, ma è lo stesso pubblico che dopo due risultati importanti ti esalta, ti fa sentire ancora più giocatore. Sono stato calciatore dell'Avellino per 20 anni. Fuori dal campo magari potevo essere una testa di bip, non diciamo il termine, però all'interno del campo, quando scendevo in campo, ero uno di quelli che magari fortunatamente riuscivo a risolvere la partita, era sempre uno di quelli che cercava di dare il massimo, e questo è il pubblico di Avellino. Come te lo dà, così te lo toglie. Poi sta al gruppo, alla squadra, all'allenatore, al mister, che in questo momento capisco che il momento non è positivo, di portarsi tutte queste persone che in questo momento hanno malumore nei confronti della squadra, magari di riportarsi questi fischi, farli diventare applausi.